Poi chiedo scusa a Giorgia Meloni, che mi ha dato fiducia per l'imbarazzo che ho creato a lei e evidentemente al governo. Poverino il ministro della cultura, che non ha imparato nulla da Silvio e dalle sue avventure. Ripercorriamo al volo questi due anni del ministro Gennaro Sangiuliano. Noi siamo la prima superpotenza culturale del pianeta. Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei. Sì, certo, peccato che Galileo nascerà solamente 72 anni dopo l'impresa di Colombo. Ho ascoltato le storie che sono, come dire, espresse in questi libri che sono finalisti questa sera. Sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Ecco, proverò a leggerli. Proverò, sì, perché secondo me tu non leggi da qualche anno. Quando uno pensa a Parigi, pensa agli Champs-Élysées, all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra, pensa a Times Square. Eh sì, infatti, Times Square si trova a New York, ma nessun problema, era colpa dell'emozione. Ritengo che il fondatore, so di fare un'affermazione molto forte, del pensiero di destra nel nostro paese sia Dante Alighieri. Oddio, forse qui non aveva neanche tutti i torti. Si è comunque dato del cavernicolo medievale da solo, ma non importa. Ma infatti, Napoli esiste solo da 250 anni! Ma anche qui tranquilli, era colpa del social media manager! Domanda, si sente anticomunista? Che questa è tutta una vicenda di gossip? Eh no, lattina scaduta. Se la Lady ha fatto uso di soldi pubblici mentre leggeva documenti segreti, non è un fatto privato.